Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video in cui vi presento la decklist del Telepapà, un mazzo che prese vita dalle espansioni Genesi del Duellante e Crocevia del Caos, se non erro, concentrato appunto sul Dark Armored Dragon, sul Papà, anche se può assumere il nome di Bizzle TK con le nuove carte. Cominciamo con l'analisi del mazzo, abbiamo ovviamente un Papà, e quanti ne vuoi avere, figlio mio? Un BLS, doppio Veiler. Due Armageddon Knight, due Grefero Oscuro, due Ragazzi Diamante, tre Malicious Mast, tre Cribbons e tre Praglo Spreader Giubi. Volevo giocare anche due su Modern Monk, però non ho trovato spazio, anche se non sapevo se togliere una Burial from a Different Dimension e un Bottomless per il Monaco. Ma vabbè, penso di non aver dimenticato altro per i mostri. Per le magie abbiamo Allure, 3 Rota, 3 Destiny Draw, 3 Teleport, come già detto Burial from a Different Dimension, Furish, Raijeki, Soul Charge e 2 Upstart Goblin. E che pronuncia inglese che c'ho. Infine per le trap abbiamo 2 Breakthrough Skill, un Compulsory, un Warning e come già detto un Bottomless. Per l'extra abbiamo due builds veramente grossi, un Void Ogre Dragon, anche lui enorme, stavo pensando se giocarne due, un Crimson Blader, un Dark Hand Dragon, un Goyo Guardian, un Leo, Scrap Dragon, Stardust Spark Dragon, Abyss Dweller, Blade Armor Ninja, M7, Emerald, Laval Chain e 101. A fine video volevo dare un messaggio a una persona, un altro YouTuber, ossia Maltech Generation. Se stai guardando questo video, vorrei darti le mie più sincere condoglianze. Lo so, quando si perde una persona cara, un amico, qualunque persona essa sia, è dura, però dobbiamo voltare le spalle al passato e tirare avanti. E niente, ragazzi, questo era tutto da 96 Stardust Dragon. Lasciate un mi piace, un commento, iscrivetevi al canale e arrivederci al prossimo video.